Benvenuti nel gioco della bottiglia horror! Ma perché parli così? Stiamo per fare un gioco della bottiglia di Halloween, devo essere un po' spaventoso, no? Io sono la cosa fantasma morta. E noi invece siamo la coppia ragnetto. Inizia a girare la bottiglia, anche perché io ho paura dei ragni. Mamma, qua dentro cosa c'è? Sangue di vampiro? Ed è anche tanto, che schifo! 3, 2, 1, vai! Dani, è uscita Dani! Tocca a te! Non ci posso credere, va bene. Peschiamo il primo bigliettino! Spaventare. Vediamo. Trasformati in una mummia. Che significa trasformati in una mummia? Oh no, povera Dani. Ma le mummie non parlano. Tu sai che lingua parlano le mummie? Che lingua parlano? Il mummiese. Sono una mummia. Quello è un fantasma, Dani. Allora ci proverò quando avrai finito l'opera d'arte. Ok. Perfetto, abbiamo finito. Della mummia, è impossibile! Sì, l'abbiamo notato, però sei una bella mummia. Scusa un secondo, Ecco qui. Che stai facendo? Grazie, mi devo soffiare il naso, ciao! A me serve un po' di più, devo fare un'altra cosa. Ma scusate, questo è il mio vestito da mummia! Ninna, tu non ti permettere a toccarlo. Ok. Anzi, sai che ti dico? Mi sono già scocciata di non vederci niente, quindi... Ma dovevi rimanere così? No, basta, non mi piace. Dani vestita da mummia. Oh cavolo, così fai ancora più paura. Robby, sono sempre io. Giriamo la bottiglia. Minna, è il tuo di turno ora. Oh no. Sentite, se esce una cosa horror io non la faccio. Oh oh, rivela la tua paura più grande. Non è che poi mi fate uno scherzo con la cosa di cui ho paura? No, Ninna, stai tranquilla. Stiamo solo facendo un bel video horror, quindi non preoccuparti. Dovete sapere che la mia paura più grande sono i ragni neri e pelosi, quelli con le zampe che fanno... paura di quei cosi. Direi che è arrivato il mio turno di girare la bottiglia. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Di nuovo io? Ma che è? Questa bottiglia ce l'ha con me. Secondo me questo qua dentro è il mio sangue che Matti stanotte mi ha tolto. Peschiamo il bigliettino. Un attimo, che significa che Matti ti ha tolto il sangue questa notte? Mi avete dato un'idea, Robby. Questa notte potrà succedere qualcosa. Vabbè, io non voglio sapere niente, vediamo un po'. Fatti un tatuaggio in fronte? Seriamente? Non ci posso credere. Ninna, te lo faccio io, tranquilla. Proprio qui. Aspetta Dani, so quale utilizzare. Questo non è un semplice libro. Infatti vi basterà scorrere qualche pagina e BOOM! All'interno troverete dei tatuaggi da fare in fronte alle persone con cui giocate al gioco della bottiglia. Vabbè dai, a parte gli scherzi, se non avete ancora preso il nostro nuovo libro Ninna e Matti, la sfida contro il tempo, affrettatevi perché troverete dei fantastici tatuaggi in regalo, sia comprandolo in libreria che su Amazon. Dai un bacio a Ninna. Dai, è troppo semplice così. Allora chiudi gli occhi. Ok. Ninna, ho scelto Willy con una faccia un po' cattivella in questo tatuaggio. Grazie. Insieme a Halloween. Quindi ora stai immobile. Allora Ninna, non ti arrabbiare, perché mentre ti farà il tatuaggio io ti leggerò un capitolo del nostro libro. No, io sono già arrabbiata. Dove siamo finiti? Mormorò Matti, preoccupato. Ninna avanzò di qualche passo nel buio che li aspettava oltre la porta verde, allungando una mano contro il muro alla ricerca di un interruttore. 3, 2, 1. Mi fa davvero paura. Ti svelo un'altra cosa, dovrai tenerlo per tutto il video. Sì, sì, ora sono la sposa fantasma con un tatuaggio in faccia. Oh, vediamo chi esce. No, gira, andata su di me. D'accordo, rigiro. Robby! Rigira. No, mi spiace, è il tuo turno. Sai cosa ti dico?
dico pescherò io per te. No, no, sai che ti dico pesco io per me, perché non mi fido di te. Sto provando a leggere attraverso i bigliettini, ma non leggo niente. Robby, devi pescarlo. Ninna, io già c'ho l'ansia perché non le sopporto le cose paurose. Poi pure tu. Scusa? Non entra la mano, non posso prendere. Muoviti! Aia! Ecco, ora sì che lo puoi prendere. Ok, l'ho preso. Vediamo cosa è uscito. Pesca una caramella dal barattolo. Quale barattolo? Quale caramelle? Queste sono le tue caramelle e cioccolatini anche. Caramelle e cioccolatini? Che bello. Io che pensavo che avrei avuto una challenge di quelle paurose. Ah no, dai, sono belle queste caramelle. Pesca, voglio, pesca. Voglio un bel cioccolatino. Eccolo qui. Ho pescato un ragno, ma che schifo! Robby, sei il solito fifone credulone. Questo qui è un ragnetto finto. Dani, ma io volevo un cioccolatino. Mi spieghi chi ha messo dei ragni all'interno del barattolo delle caramelle? Matti, sei stato tu, vero? Ragazzi, dove è andata Ninna? Ninna, sei diventata un fantasma? Ecco, prima i ragni, poi pure i fantasmi e prima anche le mummie. Aspettate un secondo, credo di aver visto qualcosa. Guardate lì, ci sono delle gambe. E non sono le gambe dell'orso. Queste sono le zampe dell'orso. Qui ce ne sono altre. Sono zampe di umano. 3, 2, 1. Lo sapevo, ma perché sei qui? Io ho paura dei ragni. Era uno scherzo che ho fatto io a Robby, non erano ragni veri. Era solo per vendicarmi. Dai, andiamo a giocare. È il mio turno. Dani, guarda. Dani, sei uscita tu. È uscita la punta dell'alluce della scarpa. Anzi, pesco io per te. Vediamo cosa esce. Va bene, io non ho paura di niente. Sono la più forte e coraggiosa del gruppo. Aspetta! Se non volete ricevere una spaventosa sorpresa in casa vostra dalla mummia Dani, lasciate un mi piace in questo momento e iscrivetevi al canale per questo gioco della bottiglia. Si è scritto: racconta una storia di paura. È arrivato il momento di vendicarmi. C'era una volta, in un castello buio e abbandonato, un uomo che bussò alla porta. Nel suo castello nascondeva una porta segreta. E sapete chi c'era dietro questa porta segreta? Chi c'era? Babbo Natale! C'era un uomo travestito da pagliaccio. No, i pagliacci non li odio. E quando si arrabbiava, ad un certo punto urlava! E faceva spaventare tutti i bambini! Scusa, ma mi piaceva tantissimo questo coso, lo posso prendere io? Sì, d'accordo, ma adesso... Ma io non ho capito, chi era quello che spaventava i bambini, l'uomo o il pagliaccio? Ma chi ha bussato alla porta? E poi chi ha bussato alla porta? Non mi state mai ad ascoltare! Secondo voi era una bellissima storia di paura? Scrivetelo nei commenti. Giro io la bottiglia! Ninna, mi dispiace, sei uscita di nuovo tu. No, non è giusto! Ve le farò pagare tutte. Spera che non sia un altro tatuaggio, Chiuditi in bagno per 3 minuti. Con la luce accesa, vero? No. Con la luce spenta. È pur sempre un video di Halloween. Allora ci vediamo tra 3 minuti. Siete sicuri che possiamo fare un giro senza Ninna? Così adesso aumenteranno pure le probabilità che usciamo noi, perché siamo solo in 3. Io non voglio uscire, basta, non voglio fare più niente. Vediamo chi esce allora. Vai, girala. 2, 1, via. Ha sbattuto, bisogna rifarla, ha sbattuto. No. Uffa. Tocca a te. Robby, vai. Pesca un bigliettino, anzi no, voglio farlo io per te. Metti tanti marshmallow in bocca e di Happy Halloween. Ti faccio anche mangiare. Vuoi che te li riscaldo un pochino? Qui abbiamo pure una candela, guarda. Posso cuocerli come nei film. Scusate, ma questi sono marshmallow giganti. Ve ne entreranno pochissimi in bocca. Però vi se no sarebbe troppo semplice questa sfida. Vabbè. Sono i marshmallow più grandi che ho trovato al supermercato. Quanti ne devo mettere dentro la bocca? Almeno tre. Ok. Ok, ci provo, ma sono davvero grandi, Dai, Robby, ma che hai la bocca gigante? Riuscirai? Oh, volente, è troppo grande! Devi dire Happy Halloween, ricordatelo! Happy Halloween! Ok, direi che ne bastano 2, che schifo!
ma secondo te mi sta andando a sputare? Sì, ma non può nemmeno andare in bagno perché c'è Ninna. Hai ragione, non so come farà. Scheletrino, ma secondo te sono passati i 3 minuti di Ninna? Sì, sono passati 3 minuti, direi che è meglio andare a controllare. Andiamo. E quindi Sonia, mi dicevi? Sono tempi un po' morti, eh? Robby, ti vuoi muovere? Sì, arrivo. Questa porta fa un po' paura. Cosa è successo? Quale sangue? Sì, secondo me è stato il vampiro di Halloween. Il vampiro, no. Mordono sul collo. Ninna, proprio qui è stata morta. Non sono scherzi da fare. Io sono il cadavere. Tra l'altro, vi siete resi conto che io non sono mai uscito? Ehi, è vero, tu non sei mai uscito. È maledetta questa bottiglia. Ehi. Ma dai, no, ma l'avevo appena detto. Sì, sì, tocca proprio a te. Ma aspetta, dov'è la zucca? Zucca? Eccola. Ok, ce l'ho. Primo bigliettino della mia sfida ed è... Dai un bacio a Ninna. Dai, è troppo semplice così. Allora, chiudi gli occhi. Ok. Questo è stato il bacio più spaventoso della mia vita!